Eccoci qua, benvenuti. Siamo con il nostro studente creato in laboratorio, Marco. Ciao Marco. Com'è? Ciao, ciao Steve. Tutto a posto? Tutto bene, dai, tutto bene. Tu sei romano de Roma? Romano Sì, romano doc. Doc, e ottima piazza quella di Roma. Allora, partendo dall'inizio, Marco, tu cos'è che hai fatto con noi come, diciamo, percorso di formazione? Allora, io ho iniziato da il primo videocorso, Play Lover Bond, e ho preso anche una coaching. Poi da lì ho fatto altre coaching. Ho fatto un corso master, ne ho un altro a gennaio a Milano, lo Ah, faccio. minchia. Ok. E poi ho preso il videocorso protocollo persuasivo e sto attualmente in consulenza con Francesco. Ok, cazzo, anche tu, come dico sempre, sei un azionista di Playlover, non sei uno studente, sei un azionista. Assolutamente sì, voglio la mentalità da play lover, quella vera, quella voglio io. Domanda però, motivo, cioè quali erano i tuoi motivi che ti hanno spinto? Cioè era inesperienza, timidezza, non lo so, piuttosto che il calcio nel culo, piuttosto che fare the upgrade, voler di più. Guarda Steve, io sono un ragazzo che è sempre voluto provare anche da solo, infatti io già provavo a fare approcci a modo mio, molto sbagliati. Sentivo che mancava qualcosa a livello di mentalità soprattutto, Ok. e giusti atteggiamenti, anche a livello paraverbale, cioè come mi pongo, l'energia, queste cose qua. E allora ho deciso di fare il percorso con Playlover. E devo dire che cioè, mi ha dato tutto quello di cui necessitavo proprio. Ha colmato tutti i miei vuoti, proprio. Cioè, tutto quello, le abilità che mi mancavano. Siamo molto contenti. Allora, partiamo subito proprio come due rocce nel primo argomento, diciamo che abbiamo. Frase d'esordio in chat, molto figo questo argomento, non si smette mai di inculcarlo alle persone perché sbagliano costantemente. Frase d'esordio in chat. Allora, prima di fare il tuo percorso, in chat c'eri, eri iscritto, esordivi in chat bene, male, cioè com'era il tuo livello? Io non ho mai fatto chat prima d'ora perché preferivo molto la parte dal vivo. Pensavo che la chat fosse da sfigati, cosa che ho totalmente eliminato dalla mia testa perché cioè, la chat è un'arma veramente, ho visto che è potentissima. Oh, Quando yeah. praticamente ti incontri con la ragazza a seguito di una chat fatta bene, cioè parti molto, molto avvantaggiato, proprio tanto avvantaggiato. Infatti arrivi al bacio nel giro di poco tempo. Ottimo, Cioè, ottimo. Quindi sì. non la facevi, non l'avevi mai fatta? Chat non l'avevo mai fatta prima d'ora. Non l'avevo mai fatta prima di Playlover. Ok, e quindi hai praticamente imparato tutto sulla parte di coaching poi Sì, interattivamente. esattamente. Cosa hai imparato sulla parte di frasi d'esordio? Cioè, banalmente, perché non posso esordire con ciao, come va? Oppure con un semplice ehi, disturbo, ti vado a chiacchiere piuttosto che con un complimento? Beh, ho capito che comunque sia lo fanno tutti, gli uomini medi, e magari è più interessante iniziare una chat pescando un dettaglio che non sia a livello fisico, ma magari un dettaglio che mi incuriosisce veramente, cioè fare complimenti sull'aspetto fisico sembra molto banale. Poi le ragazze che in realtà lo fanno spesso, io in chat ogni tanto mi scrive qualche ragazza e loro lo fanno, infatti è strana come cosa. Perdi anche un po' di interesse quando esordiscono così. Magari c'hai una bella bio, delle foto fatte bene e si agganciano magari a cose molto banali. Certe volte, oppure semplicemente dicono ciao, la manina che fa ciao, così, queste cose qua. Cioè, è paradossale per la testa, cioè, ti metti proprio nella situazione dove dici, queste persone vogliono che tu sia diverso, ma loro non sono diverse poi, conti fatti. Esatto, cioè ragiono proprio su questa cosa poi alla fine, perché loro sono molto approssimative così, no? E invece noi dobbiamo impegnarci perché sennò non ci calcolano. È strana, proprio strana questa cosa.
Marco, mettiamo giù delle regole, cioè una frase d'esordio deve essere due punti come? Allora, parto io, te ne dico un paio, così random, proprio a caso. Una frase d'esordio deve essere, secondo me, non troppo lunga e non troppo corta. Cioè deve essere quel giusto lunghezza, quelle due righe anche, due righe e mezzo, dove vai a esporre per bene una frase costruttiva su un dettaglio. Poi che cosa, diciamo, cosa ti senti di consigliare? Io sono un tipo molto ironico, l'irriverenza secondo me è fondamentale, anche perché se parti già con un po' di un pizzico di irriverenza si crea subito quel certo feeling con la ragazza, no? A meno che non sia una ragazza proprio molto seriosa, ma ho riscontrato la maggior parte delle volte che funziona, l'irriverenza è una cosa che funziona molto. Sono assolutamente d'accordo, la prima cosa, la prima arma. Vediamo, poi, la frase d'esordio deve essere originale, cioè meno l'ha sentita, meglio è, meno l'ha sentita, meglio è. Secondo me è proprio questo. Vero, sì. Il distinguersi proprio dalla massa, no? Assolutamente sì. Un'altra? Una frase d'esordio come deve essere? Deve essere come? Quindi abbiamo detto non troppo lunga, non troppo corta, giusta lunghezza, ironia, originale, che cos'altro? Io ne ho uno in testa. Deve essere sicuramente a basso investimento, secondo fighissimo. Me. Fighissimo, assolutamente sì. Non dobbiamo investire troppo e anzi dobbiamo portare la ragazza ad incuriosirla e magari iniziare già da subito a interessarsi a noi. Sono assolutamente d'accordo. Assolutamente sì. Domanda off topic, quali sono gli errori che facevi tu, diciamo, all'inizio della coaching in chat? Papiri. Ok, quindi scrivi tanto. Scrivevo tanto, e frasi troppo elaborate, cioè proprio troppo lunghe, okay. Un po' più sintetico avrei dovuto comunque essere, capito? Ok. Invece ero molto, mi dilungavo troppo sui concetti. Praticamente scrivevo veri e propri papiri, non sapevo proprio farla la chat. Ok, Marcone, abbiamo già finito. Belli liquidi. Stai molto in gamba, si vede che sei comunque romano. Secondo me tu proprio come arma ti tragiochi il fatto di essere comunque molto ironico, molto spigliato. Insomma, ci sta. Litighi spesso con ragazze? Hai litigato? Hai fatto litigate nel coaching? Discussioni? Qualche sì, litigata l'abbiamo fatta, sì. Oh, bene, bene, importante. Poi c'è quella che blocca e quella che invece poi magari si scusa, ma... Pace. Cioè, non mi fa più male il fatto che mi blocca. All'inizio magari un po' sì, ci rimanevo male. Poi dopo ho capito che il gioco è questo. Esatto. Grazie Marconi, grazie mille. Ciao, alla prossima. Steve. Ciao, ciao. Ciao.